Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nel refettorio, accanto al posto di Padre Pio, dove spesso veniamo per raccontarvi delle storie, dei racconti. Ecco, già vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica a cui inviare la vostra lettera, la vostra storia, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. E allora noi vogliamo raccontarvi oggi la storia di Deborah e Marco, che hanno scritto. In realtà è Deborah che ci scrive questa opera meravigliosa che Dio nella nostra, ecco, uso il plurale, nostra vita matrimoniale, quella di Deborah e di Marco, ha voluto dare con l'intercessione di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, bisogna fare una premessa perché in realtà Deborah ci ha inviato due mail. Una prima mail nel 2021 che sfortunatamente noi della redazione non siamo riusciti a leggere. La seconda mail era la prosecuzione della prima. E in realtà, nel momento in cui abbiamo dato lettura di questa mail, ecco, ci siamo accorti di come effettivamente Padre Pio ha segnato la storia e la vita di questa coppia. Andiamo per ordine. La prima mail raccontava questo. 2 anni fa veniamo a conoscenza che la mia cara suocera era affetta da cancro e nei giorni a seguire mio marito sogna sua nonna, nonna defunta che vestita in lutto e triste gli porgeva un bambino in dono, probabilmente un maschietto, dice. La notte di Pasqua io faccio un sogno, incrociavo in una strada antica con un'immensa luce calda Gesù flagellato, sofferente, allora io corro verso di lui per togliergli la corona di spine così alleviare i suoi dolori. E girandomi in un vialetto del paese, vedo che c'è una festa organizzata proprio dalla mia famiglia. C'erano delle bancarelle nelle quali compro delle bomboniere di nascita. Poco dopo veniamo a sapere che mia nonna paterna, affetta da cancro, stava male. Cominciai a prendermi cura di lei fino al giorno della sua dipartita. 3 settimane fa, ecco, raccontandoci questa storia nel 2021, mia suocera mi dice di aver sognato me con un bambino in braccio, era un maschietto, era felicissima. Dopo una settimana ci abbandona, lasciando un grande dolore, ma tanta forza e tanta fede. 20 settembre 2021, mio marito sente al lavoro un forte odore di rose, mi comunica questo fatto proprio mentre stavo ascoltando una puntata di Un Minuto con Padre Pio. Allora mi rivolsi proprio a Padre Pio, so che c'entri tu, gli dissi, e ad un tratto ascoltai in quel video che noi raccontavamo della stigmatizzazione di Padre Pio, mi convinsi allora che era in corso una grazia. Beh, dopo 2 giorni, 22 settembre, aspettiamo un bambino. Beh, questa era la storia della prima mail. Però purtroppo, che cosa è accaduto? Che nella seconda mail, che è arrivata proprio diverse settimane fa, Deborah ci racconta questo. Poche settimane dopo, ci siamo accorti purtroppo di aver perso il bambino. Dopo un breve momento di smarrimento, perché la grazia che pensavamo di aver ricevuto non aveva avuto un lieto fine. Però la dottoressa mi incoraggiò dicendomi che era stata sicuramente una selezione naturale, perché forse il bambino sarebbe nato con delle malformazioni. Il giorno seguente mi inducono i dolori del parto perché l'embrioncino non si staccava da solo, quindi mi trasferisco in una camera dove Deborah definisce un paradiso. Perché? Perché accanto a lei c'era una ragazza giovanissima, 20 anni, con la mamma, un sorriso speciale. Quella ragazza aveva una corona tra le mani, cosa rara al giorno d'oggi, scrive Deborah, che mi chiede allora cosa fosse successo. Le raccontai l'accaduto, tralasciando così il lato spirituale, ma allo stesso tempo i dolori cominciavano e lei dal nulla mi mostrò un'immagine di Padre Pio e io guardandolo dissi tra me e me: ecco, ti sei fatto vivo ancora una volta, mi stai mostrando ancora la tua presenza e la tua vicinanza. La ragazza e la mamma mi raccontarono il motivo per il quale fossero in ospedale. Ecco, lei raccontò: sono nata con una malformazione all'intestino dalla nascita e la mia vita è un calvario, tra ospedali, tanta sofferenza. Allora, a questo punto, scrive Deborah, mi sentii morire dentro, mi sono emozionata tantissimo. E tutto per me, scrive Deborah, diventò più chiaro. Le grazie ricevute erano due,
Padre Pio, che poco prima si era rivelato, adesso mi aveva dato in maniera chiara tramite quella famiglia la risposta. Entrambe ad ogni mio dolore pregavano per me ed in quel minuto in cui io avevo dolori, non avevo dolori, ricambiavo la mia preghiera per lei che allo stesso tempo aveva i suoi. Nel mese di dicembre, quindi siamo nel 2021, facciamo questo viaggio in Puglia per andare a San Giovanni Rotondo chiedendogli la grazia, l'intercessione per la nascita di un bambino, il nostro bambino. Allora siamo stati il 26, il 27, il 28 dicembre del 2021, il 19 febbraio del 2022 la grazia è arrivata. Aspettava un altro bambino, Giosuè, che oggi ha 5 mesi. Tutto si ricollega al sogno pasquale, alle bomboniere. Padre Pio è stato sempre presente nella nostra vita e sempre lo sarà, ne sono sicuro. E quello che vogliamo raccomandare a tutti è che i piani di Dio, tanto sono sconosciuti e a volte dolorosi, tanta è la ricompensa e la gioia che arriva dopo la tempesta. Nonostante tutto, è dolce è l'aiuto e la presenza dell'intercessione di Padre Pio che trova sempre il modo di farsi vivo e mostrarsi quando si fa portatore delle nostre cause.